Beh, è una delle piazze di accoglienza. E vederla così fa tanto male, ci fa fatica proprio a guardarlo. E tanti investimenti economici, fisici, familiari, perché sono andato in un'altra regione a fare il concorso. Il bombardamento della chiesa porterà poi a una canzone, Monastere Santa Chiara, Tengo Core Scuro Scuro. Tengo Core Scuro Scuro. Io non sto lavorando e non accedo ai bonus. Si parla di guide nazionali, ma non abbiamo un elenco, un albo. Oggi sappiamo quante agenzie ci sono, oggi sappiamo quanti notai, ma non sappiamo quante guide ci sono in Italia. Quindi anche i famosi bonus ovviamente non va, perché non si sa chi effettivamente, quanti ne sono. Io sono sposato, mia moglie collabora con me, anche lei è ferma e anche lei per la tipologia di forma fiscale non rientra in nessun bonus, in nessun aiuto. Noi andiamo avanti con i nostri risparmi, stiamo entrando nell'ingresso principale della chiesa di San Domenico Maggiore, che poi si approccia anche alla struttura del cortile della biblioteca di San Tommaso d'Aquino. Ecco, è un esempio lampante, la troveremo chiusa. Non so quale sarà l'approccio all'apertura, se mai ci sarà. Dall'incrocio fino a tutto il vicoletto che abbiamo percorso, generalmente fino e giù ad angolo, era pieno, affollato di persone per entrare nella cappella San Severo. Non c'è nessuno, la cappella è chiusa. In questo periodo l'anno scorso qui non si camminava, nel senso che era tanta la gente, c'era proprio difficoltà, era difficoltoso stare sul territorio, facevi fatica con tutte le radioline a farti ascoltare. È dove io sono nato, è dove io ho iniziato la mia carriera, la mia passione, e molte volte non scendo perché è drammatico. Dà tristezza, mi dà e mi fa rabbia. Ci sono colleghi che hanno avuto richieste anche dall'estero per marzo, però le prendiamo come le abbiamo prese, che le avevamo in questi mesi, e sono saltate tutte, cioè non abbiamo la sicurezza del futuro. E le professioni come la nostra, cioè sono così, sono ferme. Questo era il luogo ormai clou, diventato fondamentale, davanti all'opera di Lello Esposito, vicolo ormai silente. Stay, little Valentine. E allora eccoci qua di nuovo.